Ciao amici, ciao, sono qui con uno dei miei migliori amici, si va indietro proprio di tanti anni, lui è Fabio, del Sud Sound System. E sono qui per fare un discorsetto insieme a lui. Io ad esempio sono un ragazzo di 44 anni e quando ero giovane io, diciamo che le vacanze di Stato si facevano quasi sempre sulla Riviera, ecco. E ho iniziato a sentire parlare della Puglia, dei sound system, dell'Usore, dell'Umare, grazie a questi ragazzi che tramite il loro lavoro sono riusciti a rilanciare, anzi a lanciare e a far diventare cool e di moda in tutto lo stivale un pezzo dello stivale di cui molta gente si era dimenticata. Ieri facevamo un ragionamento così raggiunto ormai la nostra età e mi ha fatto pensare perché voi avete fatto questo lavoro, ma poi sono arrivati e i frutti di questo lavoro, diciamo, se lo sono presi. Com'è? Diciamo che comunque bisogna dare, vogliamo che la gente si ricordi sempre del Salento come l'Usura, l'Umare e l'Uglientro e non del petrolio, del gas, del cemento, insomma. Dunque questa è una promozione che abbiamo iniziato attraverso la musica e abbiamo fatto vedere quello che di bello c'era. Poi qualche politica distorta ci ha messo insomma nelle mani di gente che voleva fare del Salento, dell'intera Puglia, la spazzatura d'Italia, insomma. E purtroppo ci rendiamo conto che dobbiamo lottare ancora una volta per un altro problema che si sta presentando. Oltre ai gasdotti, oltre alle varie industrie che ormai inquinano, abbiamo anche il problema a trivelle, insomma. Esatto. Non solo non apprezziamo molte volte quello che abbiamo a casa, non solo quando appunto dei ragazzi come su Sound System aiutano a far scoprire un tesoro al resto d'Italia, poi arriva la politica, se ne appropria, ma ne fa anche un cattivo uso e poi mi spiace usare questa parola, ma una trivella mi sembra veramente lo stupro supremo alla terra. La costrizione di tenerci insomma ancora a bada con il ricatto occupazionale, perché pensano che arrivando questi che ci portano il petrolio possiamo usufruirne col lavoro, ma non è così, perché le industrie che hanno portato il lavoro qua hanno portato insieme al lavoro anche la morte, insomma. Sì. Dunque, questa è una politica, da questo. È una politica che ti fa scegliere fra il lavoro e la morte, e quando il lavoro significa morte non è più una scelta. Chiaro. Quindi io volevo ringraziare da Fani su Sound System per tutto quello che hanno fatto e appoggiare da parte di mia, di Fedez e di tutta Newtopia. E no trivelle, no triv. L'importante è far sentire la propria voce e sorvogliamo anche sul fatto che ha dovuto dividere il referendum, insomma, per non raggiungere il quorum. Quindi però se siamo di più e non sentiamoci lontani dal mare, insomma, salentino, dal mare della Puglia, dal mare intero, non sentiamoci lontani anche se viviamo in città, andiamo a votare, andiamo a dire sì per non avere le trivelle qui nel nostro mare prezioso. Chiaro. Per tutti gli altri, ora è il momento di pensare alla Puglia, non solo quando ci sono le vacanze. Yes. Yeah.